È una cosa molto importante, una ricerca molto importante che fu fatta durante un raduno di qualche anno fa a San Casciano a Divisa, fu condotta dalla dottoressa proprio sull'argomento sessualità, affettività di ragazzi adolescenti con la sindrome di Cushing. Quindi se qualcuno di voi ha, diciamo, a fare qualche domanda specifica sull'argomento, può approfittare della dottoressa, perché ha venuto fuori poi alla fine una serie di considerazioni anche semplici e non risolutive se vogliamo, però che incoraggiano un attimo i genitori a prendere anche questo argomento in mano, perché è uno dei tanti problemi che può circondare l'esistenza dei vostri figli. Certo, soprattutto per il mio. Allora, buongiorno di nuovo, mi è stato chiesto di presentarvi l'ultimo nato del coinvolgimento, cioè lo studio con l'Istituto Superiore di Sanità nella figura del Centro Nazionale di Malattie Rare sulla qualità degli adolescenti. Avete già ricevuto via mail un invito a partecipare al sondaggio, lo avete nella cartellina, ma vi volevo guidare attraverso le tappe che hanno portato a questo oggi. La possibilità di venirci persone. Inizierei però con un mini filmatino in spagnolo, ma nessuno credo avrà difficoltà a capirlo, e domani che lo traduco, che secondo me ha un profondo significato. Quando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla. Tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. E sociali,
interazione con lo specifico contesto ambientale. La etica ambientale del funzionario OMS verrebbe a dire che laddove la componente di salute è inficiata da una patologia, non di meno la qualità della vita ha un'importanza enorme e l'impatto della malattia e del suo trattamento sulla qualità di vita vanno indagati, studiati e aiutati a esplicitare il massimo delle loro potenzialità. Per cui si parla di health related quality of life, cioè la qualità della vita correlata alle malattie. A che cosa serve questo? Ad aumentare le conoscenze, ad armonizzare gli interventi e ad aiutare nella stesura dei piani sanitari nazionali. Perché noi ne abbiamo preso coscienza anche interfacciandoci con il Centro Nazionale di Malattie Rare in questa occasione, chi non sa non prevede. Partecipare nelle ultime due edizioni alla conferenza europea sulle malattie rare mi ha fatto capire che ci sta realizzando una vera rivoluzione, cioè il paziente viene messo al centro. Noi medici soprattutto siamo abituati a parlare tra di noi, a parlare di risultati di interventi terapeutici, di sopravvivenza, ma ci dimentichiamo che il vero protagonista è il paziente. Questo era il panel dell'ultima conferenza di Limburgo dell'anno scorso, vedete che tra i relatori, tra i protagonisti della tavola rotonda c'è un soggetto in sedia a rotelle, uno è una malata di sindrome di Gaucher, un altro di una patologia neuromuscolare, così come invece i parenti, c'è cioè una figlia di un soggetto con l'epidermolisi bullosa, c'è cioè un protagonismo del paziente e della sua famiglia nella pianificazione delle strategie migliori e delle analisi dei risultati. Questa è in inglese, ma era per farvi capire il coinvolgimento di tutta la comunità nella gestione della malattia rara, poi prevede il coinvolgimento dei pazienti, delle famiglie, degli accademici universitari, dei professionisti della salute, delle industrie, dei finanziatori, degli amministratori e dei legislatori. Soltanto così si riesce a portare, come sta succedendo all'interno della comunità europea per quello che ci riguarda, argomenti relativi alle malattie rare all'interno di programmi quale Horizon 2020, di cui forse sentite parlare di giornali radio, eccetera, che cambieranno le strategie nei prossimi anni anche in questo settore. E per valutare questo, io mi sento un po' in bomba, spero di buono, lo strumento che è stato elaborato, questo cost of illness, che comprende i costi sociali, diretti e indiretti, e i costi intangibili, e i costi diretti del sistema sanitario. Quali sono questi costi? Costi diretti legati al percorso assistenziale del paziente, alla diagnosi, al trattamento, alla riabilitazione, per cui ricoveri, perioscita, l'accesso in pronto soccorso, consulenze specialistiche, interazione con il medico di medicina generale, costo di farmaci, costi non sanitari relativi all'assistenza domiciliare e ai trasporti del paziente verso i luoghi di cura, l'assistenza formale fornita da una persona remunerata e l'assistenza informale, assistenza formale per familiari, amici e volontari. Costi indiretti, costi a carico della collettività per la ridotta produttività legata al numero di giornate perse per malattie, visite, esami diagnostici con permesso retribuito del paziente o dell'accompagnatore e alla ridotta efficienza lavorativa del lavoratore qualora sia inserito nel mondo del lavoro. E poi costi intangibili associati appunto alla ridotta qualità di vita del paziente che non sono oggi valutabili economicamente. Un attimo di riassunto, se vogliamo, su quelli che sono i momenti critici nella vita familiare di un paziente fiduciario e che hanno un impatto sulla qualità di vita della famiglia. Grosso modo ripercorriamo quello che il Mino diceva, in gravidanza. Spesso ormai la diagnosi viene posta già in gravidanza, ma più spesso è al parto o dopo il parto che questa batosta arriva. E la famiglia, la mamma, prima da tutta, ma anche la coppia, deve fare i conti della differenza tra il bambino ideale e il bambino reale. Non è semplice, si tratta di metabolizzare una rivoluzione, si tratta di tirarsi, di imboccarsi le maniche e ripartire. La comunicazione della diagnosi, tante famiglie si lamentano, si sono lamentate di come hanno ricevuto la diagnosi,
in maniera frettolosa, spesso ignorante, senza un'accoglienza delle loro richieste di spiegazione, senza capire, ma perché spesso noi sanitari non siamo veramente ignoranti, sappiamo quello di cui stiamo parlando e che cosa vuol dire realmente, innescando questa diatriba tra l'angoscia di morte e la speranza di morte. Non ci vergogniamo di dire che è più facile piangere un morto che assistere un vivo. Segue poi l'assistenza, assistenza che non sempre è semplice. La mattina ho fatto colazione con uno di voi, anche semplicemente per avere diritto ad un presidio ortopedico o una diacutis tra bolli e tempini che mancano, uffici aperti soltanto con delle limitate ore, conoscenza dei propri diritti e delle proprie accoglimento delle proprie istanze, ma anche poi il peso fisico proprio nell'assistenza. È più coinvolgente e più impegnativo assistere un bambino con sindrome di Cushing e un bambino che non c'è. Il problema poi dei fratelli maggiori o minori, questo senso di ingiustizia distributiva vissuto da entrambi i lati. Il fratello che viene in qualche modo adultizzato, tenuto capace di assumersi responsabilità, di essere lasciato un po' più trascurato perché più fortunato per virgolette, o viceversa il conflitto all'interno del genitore che non sa bene come dividere le sue energie. Per finire, per modo di dire, con l'invecchiamento dei genitori che arrivano ad essere loro necessitanti di assistenza e si preoccupano di quello che succederà dopo. Ne parlerete, ne parleremo domani mattina, ma la legge dopo di noi non mi sembra che a tutt'oggi abbia spianato la strada. Qualcosa si sta facendo, ma l'obiettivo è ancora abbastanza lontano. Questo dice più o meno le cose che ho detto io, l'interesse scientifico per le famiglie disabili è relativamente recente e da poco ci si chiede in che modo la presenza di un disabile mentale influenza le persone familiari, la vita di fratelli, dei genitori e il benessere generale, quali sono le variabili che possono mediare l'impatto negativo della disabilità sulla coppia, quali conseguenze ha lo stress percepito dai genitori sul proprio benessere e quindi sulla qualità di vita. L'Europa appunto ha sviluppato una curiosità, un interesse nel contenuto delle malattie rare, partorendo questo studio che ha coinvolto 8 paesi europei, in Italia nella figura della concentrazione delle malattie rare e nella Bocconi, studiando 8 malattie rare. Questo era il riassunto, un progetto triennale di ampio respiro, con l'obiettivo di creare un modello per quantificare i costi socio-economici sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari caregivers. Sono state prese in esame 10 malattie in 8 diversi paesi europei. Questo è l'elenco delle malattie: emofilia, epidermolisi bollosa, fibrosi giovanile, fibrosi cistica, sindrome di Prader-Willi, disfagia, distrofia muscolare, un po' di sclerosi, tutta la sclerodermia. E dico velocissime perché solo i medici credo sappiano di cosa si parla. Ma queste sono le foto dei soggetti con queste malattie. Immagino voi sappiate che la costellazione delle malattie rare comprende patologie estremamente diverse tra di loro, estremamente diverse anche come frequenza della popolazione, con impatto sulla qualità di vita molto diverso e con potere anche, diciamo, di influenza molto diverso. La fibrosi cistica sono stati dei soggetti molto numerosi, che hanno una qualità di vita quasi eccellente fino a un'età della vita, quindi il paziente può essere protagonista di se stesso. La sindrome della distrofia muscolare di Duchenne non ha un coinvolgimento prevalentemente motorio, non intellettivo. L'emicoposacaridosi invece si tratta di patologia d'accumulo, l'emofilia, come abbiamo detto tutti, si tratta di patologia che impedisce la coagulazione perfetta del sangue, ma molto si ferma lì. Il quadro della Duchenne è un pochino diverso. La metodologia usata per questo Burkwalk è stata appunto la valutazione dei costi tramite questo SCOI, la somministrazione di un questionario generico per la valutazione della qualità della vita, una sorveglianza fatta attraverso il web, coinvolgendo pazienti familiari e iscritti all'associazione.
questo è il numero dei frattempi coinvolti, quindi 3.236, l'Italia ha contribuito con 650 frattempi circa, arrivando, adesso stanno uscendo numerose pubblicazioni che ci fanno vedere la diversa disomogeneità che c'è in Europa su quanto si spende per queste malattie. Mi viene in mente solo un esempio, per una realtà che non ricordo nemmeno quale sia, in Ungheria si spendono 5.000 euro all'anno, in Germania 50.000, quindi è abbastanza importante. È importante conoscere queste differenze, poterle poi analizzare, ma praticamente si è capito che è importante quantificare outcome riferiti dal paziente. Avere appunto studi con la prospettiva sociale, coinvolgere i pazienti anche nel disegno e nella valutazione dei questionari, i punti deboli sono la strategia di reclutamento e la fidelizzazione in qualche modo, perché compilare questi questionari è un impegno. Cosa succede per la fiducia? Il dottor Bala, come sfugge facilmente, leggendo questo studio, ha pensato di chiedere alla professoressa Canuscio, che coordina questo studio, che si occupa di una generale in Italia, se fosse stato possibile traslare alla signora di Luscià questa stessa analisi. È stato risposto che c'era un interesse e sono cominciati gli incontri. La BC però non è nuova questa attenzione, perché già nel 2012, che vuol dire che lo studio datava alcuni anni prima, era stato pubblicato un report sull'indagine della qualità dell'assistenza su questa lista. Eravate stati coinvolti con un questionario, questa è la distribuzione dell'età e sesso dei bambini, nel quale si chiedeva che cosa era successo alla famiglia con la conseguenza della nascita del bambino. Vedete che a fronte di una buona percentuale di papà per i quali la situazione lavorativa non era modificata, il 20% delle mamme aveva abbandonato il lavoro e una discreta, quasi 50%, aveva subito l'impatto di questo evento. La qualità di vita dei genitori, quasi la metà dice che è sopportabile ma con grandi sforzi. La collaborazione tra il centro di riabilitazione e la famiglia come un'interfaccia tecnica, diciamo così, può essere di aiuto a una famiglia con un bambino con la sindrome di Luscià, dice suggerimenti, indicazioni sugli esercizi, scambio informazioni. Non perché però queste saranno variabili demografiche, l'età dei genitori al momento della compilazione del questionario prevalentemente tra i 30 e i 40 anni, il titolo di studio media superiore per la prevalenza, il tipo di aiuto che la famiglia gli riceve, vedete, prevalentemente intrafamiliare, non pubblico. L'utilità della logopedista a domicilio, quella allora era l'unica risorsa disponibile su larga scala, per la quale appunto dire che la prevalenza degli esercizi era la prevalenza, però la maggior comprensione della sindrome, cioè poter parlare con qualcuno di quello che è una sindrome di Luscià, era segnalata come importante. Ancora la distanza del centro di riabilitativo dall'abitazione, questa è una risposta un po' così equivoca, perché la città di residenza, se è Roma o Milano, potrebbero essere anche 50 km dal domicilio e il centro di ricerca. Come conseguenza di ciò è nata questa collaborazione ABC, Istituto Superiore di Sanità, e sono nati questi questionari. Parlare con tecnici, epidemiologi, che devono occuparsi di tante cose e che appunto non vivono in prima persona queste cose, e spiegargli cos'è il Luscià non è stata una cosa facilissima. Abbiamo animato, ho cercato di modificare i questionari per rendere il più possibile aderente alla nostra realtà, abbiamo forzato contro le richieste dell'Istituto Superiore di Sanità, che diceva legittimamente dobbiamo usare gli stessi strumenti che sono stati usati per la tendaggine, altrimenti i risultati non sono paragonabili, non riusciamo ad arrivare ad una sintesi, e alla fine abbiamo concordato sull'utilizzo di questi strumenti. Questa è una qualità di vita che è più diffuso nel mondo, vedete, disponibile in un sacco di idiomi, compresi quelli africani nel mondo, è abbastanza semplice, si tratta di una scala
graduata, nessuna difficoltà, di difficoltà, qualche difficoltà, grave difficoltà, totale impossibilità, su alcuni grossi settori, capacità di movimento, cura della persona, attività mentali, dolore, fastidio, ansia, depressione, e alla fine abbiamo chiesto di dare a quel progetto un punteggio alla propria qualità di vita, o meglio alla qualità di vita del bambino o ragazzo con la sindrome del più 2. Poi arriva il questionario vero e proprio, che va compilato da parte del soggetto che si occupa del bambino. L'ideale sarebbe stato chiedere al paziente in prima persona di compilarlo, ma la nostra realtà avrebbe portato a un accantonamento veramente un po' troppo esiguo. Quindi ci sono dapprima delle domande relative alla relazione che c'è tra il compilatore e il paziente, sulle dimensioni del gruppo familiare, sulla situazione scolastica e o lavorativa, in questo caso sotto 18 anni scolastica, del paziente, e poi si comincia ad indagare quali sono le necessità, quali sono quant'è la frequenza di ricorso alle strutture sanitarie da parte del bambino. Vedete che sono richieste abbastanza puntuali, abbastanza pignole. Abbiamo provato tutti a compilarle, Maura ha litigato tante volte con questo istituto di sanità, ma alla fine questo è il meglio che siamo riusciti a partorire. È molto dettagliato, ma credo che non sia difficile da compilare. Questi sono due altri che ci interessano molto: qual è il materiale sanitario. E nel materiale sanitario abbiamo chiesto di inserire anche tutto quello che Marilena, Fabio ci chiedono di usare, quindi la scala, il piano inclinato, i materassi, cose che non fanno parte del strumentario abituale del paziente disabile, ma per la fiducia sono una spesa costante. Ancora i trasporti necessari per raggiungere le sedi di abitazione, di cura, e anche questo, insomma, e chi, soprattutto chi finanzia, se tutto pubblico, se parzialmente pubblico, parzialmente privato, se tutto privato. Questo è il questionario sull'autostima del paziente, sull'autonomia, scusate, del paziente, in cui altrettanto le domande vanno graduate da nessuno, meno medio, grave e impossibile. Anche qua, rileggendo per l'ultima volta, mi sono accorta che c'è una domanda a cui non si può rispondere con questa scala di errori, ma anche se siamo stati in tanti a guardarlo, l'errore è sfuggito. E questa è la questione anche per la persona che si è malato, perché abbiamo ritenuto che fosse cruciale conoscere anche quando viene modificata la qualità di vita di un soggetto sano che si deve dedicare almeno parzialmente alla cura del soggetto. È molto d'accordo. E per qualcuno c'è questo rimuovo, questo questionario sulla il primo impatto di facile risposta anche per il caregiver. Tutto qua, sono a vostra disposizione per domande. Mi auguro che nonostante i dati negativi di questa cosa siate tutti disponibili a compilarlo. Si può compilare sia in forma cartacea sia in forma online, e non è necessario fare una singola seduta, si può lasciare lì, prendere quando si ha tempo, i tempi sono abbastanza dilatati. Siete già stati bravissimi, perché in 15 giorni hanno risposto 22 persone, quindi è una lesione brillantissima nei confronti dei questionari normalmente sono iniziati con questa formula, ma speriamo di avere una risposta importante che ci consenta poi di avere delle risposte concrete da parte dei pubblici sostanzialmente e dei nostri amministratori. Si possono aggiungere commenti? Temo di no. Allora, posso spendere la parola? Allora, siccome io mi sono scapigliata con quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, perché come al solito, no? Cioè, abbiamo una sedia e si dice abbiamo una sedia che ci siedo, ma se quella sedia non ci fosse stata non si sapeva dove andarsi a sedere. Questo voglio dire, il questionario che vi viene proposto ora è il miglioramento assoluto ma rivoluzionario rispetto a quello che era il
la prima proposta. E non avete idea di quante volte siamo stati in contatto diretto, perfino fisicamente, con l'Istituto Superiore di Sanità, e indiretto, quindi per telefono, per email, eccetera, abbiamo completamente trasformato questo questionario. Perché la prima versione compilata da me come mamma di Timmy c'è una storia di che la mamma, il papà e la famiglia di Timmy e Timmy non costavano niente allo Stato perché non avevamo bisogno di niente, perché l'handicap tenuto in considerazione era sempre il solito handicap fisico, catorzina rotelle e basta, il mentale non c'era. Però giustamente loro non potevano distaccarsi da quello che era il questionario già sottoposto e già comunque messo validato in tutto il mondo, quasi Europa sì, però anche in Africa, in Australia, ecco. Hanno fatto tutto un percorso di collaudo su altre patologie e quindi non ci si poteva distaccare da quello. Quindi è stato difficilissimo arrivare al punto in cui siamo. Lo so che a certe non riusciamo a rispondere, noi famiglie dei fiducia. E sappiamo benissimo che non ci calzano perfettamente, ma vi giuro che quanto di meglio io e l'equipa siamo riusciti a ottenere, che non capivano. Sono volati insulti, non vi dico altro. Quindi prendetelo come oro colato, come l'inizio di un percorso di indagine importante sulla anche un cambiamento, perdonate tutta la quantità di domande assurde che sono le loro compilare in 10 minuti. Sì, certo, non ci siamo. E proviamo a fare questo primo passo verso anche qui un percorso di rinnovamento, un rinnovamento addirittura propositivo, perché si torna lì, no? Che se non si divide l'handicap un po' dal, no, per esempio, il fatto di non dividere il fisico dal mentale o comunque vuol dire andare a comprendere due settori diversi, che sono il sanitario e il sociale. Il nostro handicap ha delle ricadute pesanti sul sociale, non tanto sul sanitario. Quel poco che c'è di sanitario non è compreso in quel questionario, per cui insomma un disastro. In ogni caso iniziamo. Dunque, se voi compilate lo studio. Per caccia per noi successo che sono possibili. Nella web server no. Sono state raggiunte tutte le forme. Se sono state raggiunte tutte quelle non iscritte all'associazione. Allora, quelle non iscritte all'associazione, con l'associazione noi non possiamo raggiungere. Sempre che se lo fai la sanità. Quindi se qualcuno vuole riempire il questionario e non fa parte dell'APC, non lo so, si ne scalire. Allora, io penso che sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità il questionario compaia e che possa essere compilato. Il problema è il filtro, perché allora ci potrebbero anche essere compilatori sabotatori. Ma no? Tipo le agenzie sanitarie locali potrebbero avere il questionario da distribuire alle famiglie che sono abitanti italiani, insomma, soprattutto quando si dice che è presente la sindrome del più. La risposta è: l'associazione ABC, l'Istituto Superiore di Sanità, hanno un elenco di gente che li autorizza ad essere contattati. Okay. E questo questionario è stato inviato a tutti questi. Punto. Nel caso in cui uno voglia compilarlo perché non è iscritto e ha dato la disponibilità, nessun problema. Se lo chiede, lo spediamo per mail, per posta, risolto, e lo aggiungiamo poi nel... Certo. Altre domande? Io volevo solo esprimere, io l'ho compilato e ho trovato che manca una cosa fondamentale nel mio caso, che se un ragazzo ha una vita indipendente e fuori casa, poi l'istituto come altri, non c'è la possibilità di segnalarlo. C'è solo quante ore di cura settimanale con una persona esterna hai e non puoi mettere tutta la settimana. No, invece penso che puoi scrivere, io ho provato, non ci sono riuscita, ho dovuto mettere massimo 40 e indicare un costo orario che non ha senso, invece che un costo mensile, quindi è una criticità che ho trovato.